sia un popolo di oziosi, si sveglia presto, anzi non dorme mai, c'è sempre qualcuno che fa qualcosa, che lavora. Siamo partiti da questa frase proprio per far riflettere su ciò che non è vero che i napoletani non sanno far nulla, non vogliono far nulla, e i napoletani hanno un difetto, che non si sanno mettere in rete. Io ho sentito la necessità di far sì che le nuove generazioni conoscessero questo invaso culturale, ma anche economico, che è di portata eccezionale e che tutto il mondo ci invidia, ma soprattutto tutto il mondo ha interesse a conoscere. Abbiamo avuto, e poi ne parleremo man mano quando presenteremo il sito, abbiamo avuto contatti da tutto il mondo, innumerevoli, sui profili, sui nuovi social media, proprio perché questo può essere effettivamente un segmento di sviluppo molto importante per l'economia territoriale napoletana e campana. Non a caso il nostro istituto è un tecnico economico, nasce come tale e poi si sviluppa anche come liceo scientifico. E da sempre io amo dire che shakero i miei ragazzi, sia del tecnico economico che del liceo, cioè li metto a confronto con il mondo reale dell'economia. Abbiamo fatto esperienze sia con i liceali che con i ragazzi del tecnico molto importanti di alternanza scuola-lavoro. Questa è una forma innovativa di alternanza, perché sono le aziende che vengono nella scuola, siamo noi che sosteniamo queste azioni di marketing, di comunicazione, di servizio per poter migliorare le performance delle aziende, delle piccole e micro aziende artigianali che non sempre hanno il tempo, la capacità, la conoscenza, la capacità economica di poter sviluppare determinate prassi di messa in rete. Allora ecco che la scuola, con le innumerevoli capacità, competenze di operatori all'interno della scuola stessa, può offrire una risposta che costerebbe, se andassimo sul mercato, avrebbe dei costi improponibili e veramente molto difficili da gestire. Ora vi renderete conto che quello che è il miracolo che hanno fatto i ragazzi, i docenti, chiaramente assistiti da specialisti, perché del mondo dell'università e del mondo dell'arte, ma è la scuola che è protagonista, la scuola che inverte il rapporto, è diciamo una flip the classroom per l'ASL, e le colleghe presenti sanno di che cosa sto parlando. Oggi è tanto di moda parlare di flipped classroom come metodologia didattica di approccio nella didattica normale, diciamo, del quotidiano disciplinare. Noi lo stiamo facendo di fatto per l'alternanza scuola-lavoro. Stiamo creando un vero e proprio ufficio, un vero e proprio front office per gli artigiani che hanno necessità di essere visibili sul mercato a 360 gradi, non solo il mercato locale, ma il mercato internazionale. Siamo dinanzi ad un fatto che nasce dalla voglia di fare, che trova la sua nascita nella cultura del fare, non nella cultura del chiedere e nemmeno in quella del lamento. Trova la sua nascita in un ambiente privato, senza attendere gli aiuti che spesso vengono promessi e altrettanto spesso non mantenuti, di questa o quella istituzione pubblica, di questo o quell'ente locale. Nasce dall'intuizione della vostra preside, la professoressa Campolattani, che prego di sedersi perché sennò mi dà una interruzione. Professoressa Annunziata Campolattano, che io conosco e ammiro da molto tempo e che oggi ringrazio a nome della Fondazione Mele, vorrei dire anche a nome degli artigiani di cui la Fondazione Mele si interessa. Nasce dalla capacità della Fondazione di comprendere il valore e le potenzialità dell'iniziativa che la professoressa Campolattano le ha proposto.
accendere gli animi di voi giovani affinché conosciate, ma attraverso la conoscenza amiate la vostra terra, né diventiate orgogliosi, siate orgogliosi di essere napoletani, attraverso quello del recupero di quella che è una tradizione importantissima, di un percorso storico e culturale che è unico al mondo. E il nostro modello socioculturale di vita non è né migliore né peggiore di quello del nord e di tante altre aree del mondo, è semplicemente, splendidamente diverso e perciò va rispettato, perché è frutto di una storia e di una civiltà plurimillenaria che non ha eguali e di cui dobbiamo tutti andare sempre fieri. A voi allora il compito di valorizzare una delle nostre eccellenze, l'artigianato artistico. Quell'artigiano che un tempo viva la sua bottega sulla piazza del quartiere, sul corso del paese, nel vicoletto di un centro storico affascinante e che si faceva conoscere attraverso il fluire e l'intrecciarsi delle relazioni personali. Oggi, grazie a voi, si potrà affacciare sulla scena immensa del villaggio globale. È una cosa unica in regione Campania, ma unica in Italia. Non c'è un analogo portale, noi abbiamo creato un portale dove sono contenuti tutti i percorsi e le filiere artigianali di eccellenza. Le attività sono state avviate e implementate dal sistema informativo aziendale, dal settore, dall'articolazione del nostro istituto tecnico economico, che si occupa di economia applicata ai sistemi informativi aziendali. Ma a fianco loro non c'erano solo ragazzi dediti al mondo dell'informatica, ma anche ragazzi dell'amministrazione finanza e marketing che hanno sviluppato la parte squisitamente storico-culturale. Si è capito che una scuola fino a se stessa, un mondo del lavoro chiuso con una visione giusta, imprenditoriale, che il lavoro va dal fatto dell'imprenditore, dal fattore rischio, dal fattore utili, e questo è giusto che sia così, deve non essere così. Però si stanno capendo sempre di più, si stanno studiando. Ognuno è uscito fuori dalla propria barriera, dal sapere, e si è passato al saper fare. Però l'azienda guarda con tantissima attenzione a chi veramente ha voglia di impegnarsi. Allora la scuola come palestra di impegno, con la possibilità di opportunità, adesso sta a voi, vi si dà uno strumento, se non lo raccogliete, come diceva il professore, non aspettate che qualcuno vi regali qualcosa, ve lo dovete sudare, però è importante che ci sia qualcuno che vi dà lo strumento per poter poi analizzare, mettere a fuoco, concretizzare il vostro impegno. Che noi facciamo sia SL, ma facciamo anche attività di orientamento, perché i nostri ragazzi potrebbero scoprire una vera artistica. Abbiamo quelli che sono del liceo e fanno operativamente, perché il nostro liceo, rispetto a, io dico, ai licei col brand, no? Quelli di tradizione storica, quelli noi siamo, come dire, non abbiamo paura di sporcarci le mani, andiamo, li facciamo lavorare sul campo. Quando parliamo di restauri, i ragazzi vanno a fare restauri, adesso stanno facendo un percorso alla sanità proprio nei segmenti e dove stanno facendo degli scavi, nello specifico, potrebbero trovare una loro vena artistica artigianale. Allora, io innanzitutto ringrazio il vostro dirigente scolastico che, come è stato già sottolineato, ha un'energia e una capacità di movimentazione straordinaria, è una trascinatrice. E ringrazio naturalmente anche la Fondazione Mele che ha voluto in qualche maniera che anche Nisida fosse il lato più prettamente social di questa esperienza. Noi abbiamo bisogno di stare in rete. Nisida è un'isola che è collegata da un filo di terra.
un aspetto non meramente simbolico, nel senso che la nostra realtà, quella di un carcere minorile, ha bisogno di tempi e di spazi a parte, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di un tempo e di uno spazio per ripensare, ma hanno bisogno di non rimanere mai sganciati dalla realtà e soprattutto dalla città, che è l'area, il territorio, l'esperienza nella quale loro dovranno ritornare e che hanno bisogno che sia preparata da loro. Io vorrei fare un passo leggermente indietro per spiegarvi il perché della nostra scelta di lavorare con l'artigianato, che è una scelta che ci è stata spesso anche criticata nell'era della tecnologia, nell'era del wifi esasperato. Tornare o continuare a lavorare con le mani può sembrare ai più superficiali un rimanere nel passato, e invece per noi non è assolutamente così, perché per poter saper fare, come è stato sottolineato, è essenziale il saper essere, e per noi lavorare sul saper essere è l'obiettivo, la mission fondamentale. Io vorrei lanciarvi un'immagine che è quella rappresentata da una notizia che è apparsa poche ore fa, direi 48 ore fa, sui giornali, no? È una notizia che mi ha colpito in maniera abbastanza forte. Secondigliano, caserma dei carabinieri sventagliata di mitra. La caserma è stata attaccata, come probabilmente potrebbe essere stata attaccata una caserma di Beirut di qualche tempo fa, una caserma, un presidio militare in Afghanistan. Invece no, siamo a pochi chilometri dalla nostra città, a pochi chilometri da qui, una sventagliata di mitra. Ancora una volta si ritiene che i protagonisti possano essere stati dei ragazzi. Lo vedremo. Ma questo purtroppo è un segnale estremamente chiaro di una generazione di ragazzi che hanno assolutamente la vostra età, poco più, poco meno, e che rappresentano un momento di disagio che noi abbiamo creato, noi adulti, intendo dire. Perché la modalità con la quale oggi i ragazzi di Napoli commettono reati è una realtà non solo e non più soltanto violenta, perché alla violenza purtroppo ormai ci siamo quasi assuefatti, ma è una dinamica e una modalità di commettere reati che purtroppo sempre di più e in maniera sempre più eclatante dimostra che questi ragazzi, questa generazione di ragazzi non ha la minima capacità di guardare il loro stesso futuro. Lavorando con i nostri ragazzi ci siamo resi conto in maniera sempre più drammatica che loro non riescono a guardare oltre il qui ed ora della loro realtà, non riescono a proiettarsi oltre, e questo non riuscire a proiettarsi oltre si associa in maniera terribilmente drammatica con la loro incapacità di guardarsi alle spalle, cioè di avere una storia, di avere un radicamento in una cultura. Sono quindi dei ragazzi che vivono soltanto il momento e che quindi questo momento se lo bruciano nella maniera più, scusate se continuo a sottolineare questa parola, drammatica possibile. Allora, per poter restituire loro un futuro e una capacità di guardare al loro futuro, la prima cosa sulla quale noi ci siamo trovati costretti a lavorare è stato restituirgli una storia, una tradizione, una cultura. E quale cultura migliore e maggiore che non quella che passa attraverso il saper fare artigianale? L'artigianato è stato sottolineato, è il tesoro della nostra tradizione culturale. Ecco, noi abbiamo bisogno di restituire ai nostri ragazzi questa capacità di programmarsi, di progettarsi, di guardarsi oltre il momento, avendo qualche strumento da sapersi spendere, da saper investire. In questo senso, questo contributo che ci state dando per noi è preziosissimo, perché date un nuovo ponte per poter collegare Nisida e i ragazzi di Nisida alla città e al loro futuro. Grazie. Vabbè, vi ringrazio di avermi invitata, perché comunque a me piace molto partecipare alla progettualità dei giovani. Noi stiamo cercando di fare un lavoro per poter aprire in un modo adeguato ai giovani, perché
vengono tantissime istanze dal mondo delle scuole. Voi avete la capacità di progettare, di vedere delle cose, e non sempre le strutture come noi sono pronte a ricevervi, però è giusto farlo nel modo adeguato. Quindi questa è una speranza che sicuramente io, noi abbiamo, di poter fare in modo che la mostra riesca ad accogliere, a attivare delle sinergie congiunte con le scuole che ci sono sul territorio, però sapendo di doverlo fare con qualità, e dobbiamo essere noi ad accoglierli con qualità. Per questo diciamo, sono contenta di aver potuto almeno partecipare a questa sessione, comunque che permette di venire iniziale, e devo dire che c'è una sfida che è stata lanciata che mi è piaciuta molto, perché io per la prima volta per la vita ho potuto sentire il professore parlare a voi, e ha detto una cosa che mi ha colpito sul pensiero incondizionato, che è una cosa complicatissima, devo dire la verità. Avere la capacità e la possibilità in questa fase della vostra vita di pensare in modo libero è una cosa bella che voi dovete imparare a fare per tutelarla dopo, perché dopo è difficile, è difficile da mantenere, quindi è una speranza, però è una sfida importante da portare avanti. Io vi auguro veramente di poterlo fare, e mi auguro di potervi accogliere a breve un progetto sinergico. Mi auguro che questa sinergia possa continuare, soprattutto perché io ci tengo, io sono un'appassionata folle di Napoli, ripeto, e sono un'appassionata folle anche della mostra. La mostra Dottore Mare, se leva sul nostro sito, c'è tutto un percorso su Bagnoli e l'area di Fuorigrotta, e qui ci sono anche immagini inedite della mostra d'oltremare, che è secondo me un unicum che va recuperato. I ragazzi lo devono conoscere, lo devono padroneggiare per poter consentire alla mostra a ritornare ad essere quel luogo dove l'espressione della mente umana e della capacità del fare ritorni a farla da padrone. In realtà il progetto è quello di creare una galleria d'arte a cielo aperto, perché il centro storico è tutto di opere d'arte come regine di Roma. A Chiaia sono nascoste, ci sono sepolte regine, ci sono storie di tradizione, superstizione e arte che sono molto interessanti da far venire fuori. E quindi l'idea era quella di creare. Noi abbiamo stabilito in 24 opere d'arte che verrebbero installate in tutto il quartiere, quindi un percorso artistico-culturale. Qui c'è la preside della Tito Livio in Italia, quindi c'è la sinergia. Questa è una delle iniziative che lancia, come dire, uno dei, delle scuole, nelle scuole diventa fondamentale, perché loro sono uscito, dovrebbero sostituire gli stregani. Ma va anche tutto che vi arriva a un mondo del fatto di difficoltà oggettive, di mancare protezione anche dal punto di vista istituzionale. Questo è uno dei momenti con i quali si possono costruire delle proposte e dire alle istituzioni capiamo come questo mondo possa essere che ci consente di creare una economia reale, una economia sommessa. Noi parlavamo, guardate, il 70% della cosa che abbiamo visto esposto rappresenta l'80% dell'economia indietro di questo paese, del nostro territorio. L'arte regolare, l'arte ora, fa la sartorina, l'80% di quei prodotti sono prodotti che noi facciamo in meno, a delle servizi. Allora, per riportare questa competenza e questa eccellenza e farle diventare un'economia reale, che significa ricchezza per il territorio, vanno fatti iniziative, ragioniamo insieme, là servono le banche, servono processi di accompagnamento delle istituzioni per far diverso queste competenze, servono i ragazzi che ci guardano dietro, questa c'è la possibilità di crearci un futuro che oggettivamente crea soddisfazione, perché a differenza di lì va a marcare il cartellino, andare a fare delle cose in proprio e decidere qualche volta di fare la nottata perché la passione di artista, e poi non lavorare il giorno dopo, successivo, secondo me è una cosa che va sempre bene, soprattutto è una cosa che spero stimoli i giovani a costruire anche una società un po' più costruttiva e creativa di quelle che oggi siamo costretti a subire. Noi abbiamo un grande vantaggio, perché insomma, siamo italiani, abbiamo stavo a farlo, abbiamo di una stampa, siamo pure napoletani, così mi capace per una cosa che nessuno riesce a inventarsi. Su questo credo che bisognerebbe lavorare. Senti, preside, veramente sentiti di questa bellissima iniziativa. Io sono molto contenta
contenta di essere qui perché in realtà sono in una duplice veste, quella di artigiano in quanto sono titolare da quattro generazioni di una ditta che si occupa della lavorazione e del restauro degli argenti fondamentalmente, delle varie preziose mettesse soprattutto come argenteria. E sono responsabile del percorso formativo di restauro dei metalli, dei manufatti ceramici, vitri e organici dell'Università Sorsola Benincasa in casa di Napoli. Ora, tutti conosciamo il Borgo degli Orefici, tutti sappiamo quanto antica sia la sua fondazione, però molto spesso, devo dire, ci dimentichiamo e non abbiamo percezione veramente di quanto questo fenomeno della lavorazione dei metalli preziosi sia stato importante nella nostra città. L'attività artigianale del terzo millennio, chiaramente parliamo di 3D, parliamo di prototipazione, di antropologia artigianale. Grazie Preside, buongiorno a tutti, i forti saluti di Città della Scienza, del direttore Amodio, del consigliere delegato Olivandi. Siete stanchi ragazzi? Sì. Ecco, il Presidente è ancora più stanco dei ragazzi, quindi è affamato, quindi io vi do semplicemente l'appuntamento a Città della Scienza. Chiedete ai vostri professori la preside di intensificare i rapporti già esistenti. Noi già stiamo facendo esattamente, esattamente, quindi chiedete di intensificare appunto questi rapporti perché troverete a Città della Scienza un laboratorio che ha delle attrezzature che vi possono essere utili per il laboratorio. A Città della Scienza c'è un Fab Lab, un laboratorio di fabbricazione digitale, dove ci sono delle tecnologie che in qualche modo intercettano gli antichi saperi, danno diciamo, una nuova veste sul mercato in maniera interessante. Non c'è tempo di fare tutta la presentazione dei 520 slide, che ne pensa? Presidente, non è il caso, e quindi questa cosa vi do la